con il Comunale di Torino per la partita di andata delle semifinali della Coppa UEFA fra Juventus e Colonia. Dopo aver... Ed ecco intanto la formazione del Colonia, ma mentre le squadre stanno per entrare in campo, appena le squadre stanno per entrare in campo, io passerei la linea a Franco Costa per vedere, sentire se ci sono delle novità. Per esempio la Juventus ha sicuramente scelto Napoli e Galia e quindi va in panchina Alessio, probabilmente per cercare di avere due difensori sulle due punte della squadra del Colonia. Se Franco Costa è in campo e può intervenire, a te la linea, Franco. Stando a quanto risulta dalla formazione, ha tolto una delle due punte Goetz, che è in panchina, e ha schierato con il numero 11 Janssen, quindi una sola punta da parte del Colonia, Sturm. Le squadre stanno entrando in campo, credo che Zoff non abbia modificato la decisione di schierare anche Napoli. Vedremo quale ruolo assumerà Napoli, un ruolo tattico in questa partita. A te la linea, Giorgio. Grazie Franco, in effetti c'è stato questo gioco a scacchi fra i due allenatori, tanto è vero che la formazione ufficiale è arrivata qui in cabina appena 60 secondi fa. Questo a conferma che i due allenatori hanno aspettato fino all'ultimissimo istante prima di consegnare all'arbitro la lista ufficiale, perché in effetti c'è stato questo gioco proprio a scacchi praticamente per studiare tatticamente la partita. Era stata annunciata la squadra del Colonia con due punte, vale a dire con Sturm e con Goetz. Va Goetz, il rinvio di Goetz, favorisce Barros insiste, Barros da solo, gol del portoghese Barros, 21esimo minuto e 40 secondi, spunto di Barros e la Juventus va in vantaggio. Ecco la punizione, colpo di testa ancora di Casiraghi e gol di Casiraghi, gran gol di Casiraghi. Stavamo dicendo appunto con Barletti qui della bravura di Casiraghi nel toccare e nel prevalere su tutte le palle di testa, anche questa qui che era lontanissima, la stiamo rivedendo. Ecco, da lì supera nettamente Hegel e manda questo pallone obbligandolo a stare molto in copertura. Adesso con questa incursione di Agostini, Hesler si è fatto vedere anche lui in fase di copertura, ha provocato il quinto calcio d'angolo in favore della Juventus. Lo va a battere ancora Schillaci. Casiraghi alto, gol! È stato probabilmente Marocchi. Rivediamo l'azione. Settimo minuto e mezzo, tre giocatori della Juventus sono gettati sulla palla, ma credo che sia stato Marocchi. Ecco l'angolo di Schillaci. Ed è proprio Marocchi, infatti, è Marocchi che fra tre giocatori si abbassa in tuffo per realizzare il terzo gol. Lo stiamo rivedendo ancora, eccolo, Marocchi si abbassa, vedete che in mezzo viene quasi travolto anche da Bonetti e da Napoli, dagli altri che erano lì vicino. È di Marocchi infatti il gol del 3-0. Su Ordenovic resta Napoli e su Sturm resta Bonetti. Cross pericoloso e gol della Juventus, proprio con Goetz, giocatore appena entrato. Se invece è sembrato molto molto più pericoloso. Ecco un cross ancora, attenzione, gol, un tremendo gol segnato da Gilchen, 47esimo minuto. Andreas Gilchen, ecco la punizione, la traiettoria. Gilchen svetta libero in aria e segna al 47esimo addirittura. E questo dovrebbe essere l'ultimo episodio della partita. Il gol di Gilchen, 3-2, impone adesso alla Juventus di riprendere il cammino che finora ha sempre avuto in questa Coppa UEFA. Cioè una partita cominciata benissimo, compromessa nel finale, negli ultimi 10 minuti,
34esimo e mezzo gol di Goetz, 47esimo gol di Gilchen, quindi punteggio adesso finale a Torino, Juventus batte Colonia 3-2, gol